Grazie. Io innanzitutto voglio ringraziare per avermi voluto qui. Io cioè sono stata ammessa, diciamo, ad un'iniziativa che oltre ad avere il segno dell'inizio di un progetto importante è anche così un momento di grande emozione, commozione che arriva anche a una persona appunto che è abbastanza esterna a questo ambiente. Sono qui come bibliotecaria della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, dove mi occupo sostanzialmente, dove sono responsabile di un settore di biblioteche del Novecento. Il mio ufficio recentemente è stato ribattezzato, Archivi e Biblioteche Contemporanee, Letterarie Contemporanee, che raccoglie al suo interno un sistema appunto di biblioteche novecentesche, di personalità, quindi che noi definiamo d'autore, che vanno appunto da un importante critico letterario di cui per oggi che si chiama Enrico Falqui, di cui per oggi si ricorda più forse proprio questa sua grande capacità di mettere insieme una biblioteca di documentazione del Novecento letterario italiano, più della sua, diciamo, attività di critico. Di un grande francesista come Giovanni Macchia, la cui biblioteca era celebre, ancora prima che fosse consegnata allo Stato, e come ultima acquisizione la biblioteca di una delle più grandi scrittrici del Novecento, che è Elsa Morante. A proposito di questa scrittrice, diciamo, l'acquisizione della biblioteca è arrivata a compimento di un percorso di acquisizione di tutto l'archivio e accanto, diciamo, alla biblioteca. Noi abbiamo realizzato una ricostruzione autentica del suo studio, che vi invito a vedere se non vi è ancora capitato di passare alla Biblioteca Nazionale, dove appunto insieme alla sua scrivania, al suo giradischi, a 1400 dischi in vinile che facevano parte non soltanto del suo amore per la musica, ma erano uno strumento vivo della sua scrittura. Abbiamo anche una importante esposizione di quadri, tra cui un ritratto di Carlo Levi, che proprio sovrasta, diciamo, la scrivania. Carlo Levi era un suo carissimo amico, di vecchissima data, l'aveva intervistata e gli aveva fatto uno schizzo ancora nel 1937, quando gli autori pubblicavano sui giornali, sulle riviste letterarie, non c'erano le fotografie e mandavano i giovani pittori a fare i ritratti così estemporaneamente che venivano pubblicati insieme ai racconti, quindi è anche, diciamo, un segno di un'epoca estremamente importante, significativo. Questo sistema che oggi appunto noi possiamo chiamare di biblioteche d'autore è il risultato di questo ufficio di cui io sono in qualche modo la direttrice, la responsabile. È il risultato di un percorso piuttosto lungo, cioè un percorso che è durato almeno 15 anni, di studio e definizione e di messa a fuoco di che cos'è una biblioteca d'autore. Perché in fin dei conti, fino a, diciamo, al Novecento, anche negli ultimi anni, diciamo, del XX secolo, c'era soprattutto nei confronti del patrimonio bibliografico novecentesco, perlomeno da parte, diciamo, delle istituzioni pubbliche generaliste, come poteva essere una biblioteca nazionale o una biblioteca statale, un atteggiamento di scarsa attenzione. Per cui a volte anche i fondi privati, i fondi personali, rifluivano nel grande mare, diciamo, il mare magnum delle biblioteche, dei libri, del patrimonio dell'istituzione. E in questo modo si perdeva completamente, diciamo, il percorso, il significato, la stratificazione, il valore unico che avevano questi documenti. Più o meno la riflessione sulle biblioteche d'autore, a cui io devo dire ho avuto la fortuna di partecipare sin da subito, proprio in virtù del fatto che già alla fine degli anni 90 mi occupavo di questa prima grande biblioteca di Enrico Falqui, che era a tutti gli effetti una biblioteca d'autore, è nato proprio nel 2000 con un convegno che appunto noi intitolammo Conservare il Novecento e che poi è un convegno che si ripeté tutti gli anni a Ferrara per 12 anni e che aveva proprio all'interno del Salone della Conservazione
che aveva proprio come obiettivo quello di, da una parte, conservare, diciamo, affermare l'importanza del libro del Novecento e dall'altra affermare come il patrimonio novecentesco, che era sì, diciamo, forse il patrimonio più ricco, quantitativamente più diffuso, era anche quello a maggior rischio di dispersione, di perdita, proprio perché, quasi per una legge del contrappasso, quando, diciamo, si ha una serialità enorme, poi c'è anche il rischio che nessuno conservi bene quello che viene prodotto, no? Spesso di una rivista uscita anche in tirature piuttosto sostenute, quasi nessuna biblioteca ha la raccolta completa, mentre invece magari di uno dei più celebri libri del Cinquecento ci sono almeno 5 biblioteche che lo conservano, no? Quindi questo è un po' il paradosso della contemporaneità. E quindi, diciamo, noi siamo arrivati attraverso questa riflessione così a una definizione di biblioteca d'autore, che è appunto una categoria biblioteconomica oggi come oggi, che io vi vorrei leggere, ed è questa. Con il termine biblioteca d'autore intendiamo una raccolta libraria privata e personale che, per le sue caratteristiche interne, tramite i singoli documenti e nell'insieme della collezione, sia in grado di testimoniare l'attività intellettuale, la rete di relazioni, il contesto storico-culturale del suo possessore. L'espressione identifica prevalentemente le raccolte di autori novecenteschi che negli ultimi anni sono confluiti in gran numero nelle biblioteche e negli archivi pubblici. L'eloquente presenza di elementi paradigmatici, sia per tipologie di documenti e di supporti, sia per le modalità in cui le raccolte sono organizzate, è tale da poterle considerare una categoria specifica all'interno delle biblioteche personali e un'espressione significativa della società letteraria e intellettuale del XX secolo. Questo per dire che, al di là di quale fosse, diciamo, la professione intellettuale di colui che l'ha prodotta, quindi fosse uno storico dell'arte, uno scrittore, un artista, queste biblioteche hanno, diciamo, delle caratteristiche forti che le rendono comunque una categoria, perché appunto sono sostanzialmente sia l'espressione del lavoro intellettuale di colui che l'ha prodotta, cioè del suo autore in qualche modo, sia anche l'espressione della società culturale, letteraria o artistica all'interno della quale quell'autore si è espresso. Quindi questo che significa? Che queste biblioteche hanno delle caratteristiche uniche. Intanto, diciamo, sono interessanti in quanto ciascun libro, che deve essere considerato, anche se la biblioteca già ne possiede altrettanti uguali, però comunque un esemplare e non una copia, cioè un unicum, perché è appartenuto a quell'autore ed è stato studiato, e quindi magari di quello studio conserva postille, sottolineature, tracce, fogli inseriti, ritagli di giornale. Io, per esempio, prima mi sono affacciata nella sala dove è conservata la biblioteca di Pia Viverelli, e la prima cosa che mi ha colpito è che c'era un volume con un ritaglio di giornale dentro. Cioè, queste biblioteche hanno anche una caratteristica assolutamente unica rispetto, diciamo, a anche un fondo magari particolare, ma non prodotto da uno studioso, che è quella di avere un carattere a metà tra l'archivio e la biblioteca, perché spesso al loro interno conservano documenti archivistici, perché spesso i libri stessi hanno delle caratteristiche, diciamo, autografe, come dediche, come appunto appunti o segnature o riferimenti o appunti di studio, che li rendono, diciamo, dei documenti importanti e significativi quasi quanto appunto un manoscritto, anzi a tutti gli effetti. Ora, queste biblioteche presentano anche un problema di catalogazione particolare, no? Perché, ed è l'altro grande aspetto su cui ci siamo interrogati e anche abbiamo dovuto in qualche modo
come dire, vincere una battaglia un po' di pregiudizi, perché la catalogazione, soprattutto la catalogazione in SBN, tende ad appiattire tutto, no? Cioè, un libro è uguale a, cioè due libri uguali, se ne, si cattura l'informazione del primo e l'altro si schiaccia sopra quell'informazione. Ora, qual è il problema? Il problema è che invece nella descrizione di questi libri è importante descrivere, conservare, raccontare quello che di specifico, di unico è contenuto in essi. Perché non vada disperso? Perché magari non è detto che se ci troviamo dentro una lettera di un corrispondente che l'autore della biblioteca ha deciso di conservare in quel libro perché magari è appunto colui che gli ha spedito il libro, facciamo conto, e magari non vogliamo conservarla lì ma la spostiamo da un'altra parte per evitare che possa essere sottratta, eccetera, però dobbiamo avere memoria di questo, no? Cioè sapere che effettivamente in origine quella lettera era contenuta in quel volume. Quindi la valorizzazione di una biblioteca di questo genere, così come la sua conservazione, la sua integrità, nasce proprio anche dal saperla comunicare, dal poterla descrivere, dal poterla far fruire, diciamo, al pubblico, in modo tale che il pubblico sia in grado di entrare un po' in questo studio, in questo laboratorio, in questa fucina di produzione intellettuale che rappresenta la biblioteca per uno studioso. Quindi è molto importante, per esempio, anche capire come organizzare i libri. Non deve essere, diciamo, una fotografia filologica di come erano a casa del proprietario, però non può essere nemmeno una semplice collocazione in automatico con un sistema decimale. Cioè bisogna in qualche modo mettere in evidenza il cuore. Ogni biblioteca personale, d'autore, ha un cuore. Almeno io mi sono fatta questa idea, no? Cioè, lo esprimo così, cioè c'è un cuore, cioè che è quello che è l'interesse forte, che è il centro, diciamo, attorno a cui si irradia poi la costruzione della biblioteca. Ecco, il bibliotecario deve essere in grado di valorizzare questo, di mettere al centro questo, e poi però di far vedere come intorno a questo nucleo portante si costruisca intorno anche tutto il resto, perché poi una biblioteca è fatta anche di tutta una serie di apparati bibliografici, critici, storici, che spesso sono gli stessi, come diceva la relatrice precedentemente, sono gli stessi per ciascuno della stessa generazione che magari ha studiato gli stessi argomenti, no? Quindi un po' questo è il discorso. Quindi cioè, mi sembra molto interessante che oggi qui io mi rendo conto che anche voi siete arrivati in qualche modo a questo stesso percorso, cioè che siete arrivati a mettere in piedi un progetto che, mettendo insieme le biblioteche di una serie di autori, di intellettuali, di studiosi che hanno ruotato intorno ai temi e agli autori della storia dell'arte, della contemporaneità, del Novecento, possano in qualche modo rappresentare un mosaico, un percorso, una traccia di studio che restituisca non soltanto il valore del singolo studioso, ma il panorama di un periodo, di un'epoca, di una stagione, di una generazione di studiosi che appunto ha lasciato una traccia importante. Ecco, io penso di aver detto più o meno le cose essenziali. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie veramente a Giuliana Zagra, che spero continui a fiancheggiare l'Accademia Nazionale di Luca, e spero che in sala Alessio Micinilli, che si occuperà della catalogazione, faccia tesoro e la possa incontrare per poter avviare questa straordinaria operazione, per andare alla ricerca del cuore della biblioteca stessa. E permettetemi di ringraziare, oltre a Alessio Micinilli che si farà carico di questa operazione, la Nicoletta Cardano l'abbiamo già ringraziata tutti e a più riprese. Adesso vorrei ringraziare una persona
che non è oggi tra di noi, ma che è il ragazzo che si è occupato fisicamente del trasferimento della biblioteca. Si chiama Daniele Baiocco e devo dire che ha superato le mie preoccupazioni, che temevo si mettesse a leggere libro per libro, che è un po' il terrore se uno affida a lui un'operazione del genere. È riuscito a esprimere il suo amore, la sua cura per questi libri, e credo che Fiorello possa confermare questo atteggiamento veramente devozionale che ci ha restituito anche col criterio dell'ordinamento di com'era la biblioteca a casa di Fiorello. Quindi mi sembra una occasione importante per rendergli un pubblico riconoscimento. Grazie, chiederei adesso a Nicoletta Cardano di chiudere la tavola rotonda. Grazie.